Bentornati e ben ritrovati a Tempi da Lupi, il programma del popolo, pensato per il popolo, scritto per il popolo, ma soprattutto odiato dal popolo. Dunque, amici telespettatori, l'Italia, come sapete, è una terra di dualismi, il dualismo tra Coppi e Bartali, tra Totti e Del Piero, il dualismo tra la pensione per una finta invalidità e la quota 100, ma soprattutto il dualismo tra mare e montagna. Per cui io avevo pensato, perché non parlare di questo storico dualismo che abbiamo nel bel paese? E lì mi sono sentito finito, mi sono detto: Matteo, stai toccando il fondo, se adesso parli del mare e della montagna non sai più di che trattare, il prossimo passo è parlare delle suocere e quindi puoi andare in pensione. Solo che per curiosità ho scritto mare contro montagna su Google e lì mi si è aperto un mondo, ma una cosa incredibile: ci sono idee, suggerimenti, articoli sociologici, interpretazioni psicologiche di una tale sottigliezza che Freud si rivoltica nella tomba, a tal punto che se gli attacchiamo due cavi risolviamo il problema dell'energia per una regione grande come il Lazio per qualche secolo. E allora mi sono detto: chi sono io per non sciacallare su un tema di cui tanti vanno a trattare? Quindi parliamo proprio di mare e montagna questa sera, cercando di non psicanalizzare troppo, appunto, vi dicevo, di queste interpretazioni che si trovano sul web. Vediamo questo articolo in cui si parla del mare e della montagna come una scelta che va a dipendere dalla personalità. Sembra incredibile, ma c'è uno studio dell'Università della Virginia che dice che le persone introverse preferiscono non allacciare rapporti personali, così come le persone estroverse preferiscono relazionarsi con gli altri, che è una scoperta clamorosa. Nel passaggio successivo dello studio si legge che l'acqua bagna la mano e il fuoco la scotta, ma sono serio, lo stesso studio va a dire questa cosa qui: le persone estroverse preferiscono spazi aperti come le spiagge, gli introversi sono attratti da boschi e montagne. Teoria assolutamente affascinante, per me immediatamente smentita da un soggetto come Mauro Corona, che ultimamente va in TV vestito come una giubba rossa post litteram, sostanzialmente come se non bastasse chi va già vestito in divisa da tempo. Quindi parliamo di mare e montagna negli aspetti più pratici: perché preferire uno che preferire l'altro. Mi sembra corretto prendere posizione, io sarei a favore della montagna, o meglio, sono non per il mare. Il mare ha tutta una serie di caratteristiche che io sinceramente non sopporto, ad esempio ha la sabbia ultra ustionante del tipo la luce sparata in faccia agli attori delle fiction Rai che ti va proprio ad accecare. Poi ha i raggi UVA, i famosi raggi anche detti UVA, che fanno male al corpo umano, fanno male alla pelle, e poi sono la base di odiosi giochi di parole dei comici italiani portati avanti da anni. Così come tendenzialmente detesto le untuosissime creme anti sole, sostanzialmente, che dobbiamo spalmare qualchedun altro. L'immagine collettiva potrebbe anche essere quella di una scenetta erotica, in realtà va a finire che diventi sostanzialmente una cotoletta con doppia impanatura alla milanese, tra l'altro preparata piuttosto male. Così come poi, di conseguenza, se non ti metti la crema non sopporto le scottature. Scottature che ti porti per giorni, che sono una piaga dell'umanità, tipo i dischi di Albano o tipo l'oroscopo di Bresni su Internazionale, che è l'oroscopo sostanzialmente dell'astrologo dei Radical Chic. Così come poi non sopporto l'acqua che è sporca, oppure l'acqua che qui è troppo fredda, qui è troppo calda. C'è gente che fa la pipì in acqua, che è una piaga incredibile, soprattutto quelli che la fanno in piedi prima ancora di entrare in acqua, insomma, mi fanno abbastanza schifo. Così come la piaga delle docce a gettoni. Nel 2019 incredibilmente riusciamo a fotografare i buchi neri con queste grandi scoperte e rivelazioni dell'umanità, e nonostante questo siamo ancora appiccicati a questi strumenti demoniaci che sono le docce a gettoni, la barbara usanza di fare la doccia in pubblico. Ma insomma, non c'è solo questo, c'è il cellulare, dove lo lasci? Prende troppo sole, si surriscalda, non fa bene, però te lo possono rubare, allora lo metti sotto l'asciugamano, si insabbia tutto, e allora devi cercare parcheggio facendo manovra sotto al sole in una situazione disperata. Poi ti mangi sotto l'ombrellone con le mani una parmigiana di melanzane untuosissima, evitando i bambini che sollevano la sabbia, insomma un disastro. Io sono contrarissimo al mare. Qualcuno dice pure: Matteo, ma le passeggiate che fanno bene ai piedi, alle gambe, eccetera, l'aria che respiri, ma non ti fa un po' felice questa situazione? No, mi fa arrabbiare, come dice Pozzetto: in lui e peggio di me la natura mi fa incazzare. L'unico motivo di
gioia sono i Vukumbra. Ah, che belli i Vukumbra, che sono questi lavoratori che fanno lavori che nessuno in realtà vorrebbe mai fare sotto al sole, che sono sfruttati da datori lavoro criminale, che fanno un'attività detestata dai più, e c'è pure metà della popolazione che li ricaccerebbe in acqua, così come ministri della Repubblica che dicono che alimentano la criminalità. Quando vedo un Vukumbra io mi rilasso e dico: ah, che bello, qualcuno che sta peggio di me al mare in realtà c'è. Beh, a questo punto non rimane che parlare della montagna, ma anche la montagna, per gli stessi motivi, non mi fa sostanzialmente impazzire. Nella montagna cosa vuoi dire? Si dicono tante cose. Innanzitutto, vai sopra i 1600 metri, non soffrirai più degli acari della polvere. Io sono allergico, ma provo l'ebbrezza dell'altezza sostanzialmente già quando mi alzo dal letto. Chi ci vuole arrivare a 1600 metri? Poi dice: no, ma è bello perché c'è il sole, poi cambia repentinamente, piove, quindi il rischio è che mi becco un'insolazione o che mi becco un'alluvione, che il Vajont in confronto è un pediluvio. Oppure devi apprezzare la tavola, i peccati della gola della montagna, i salumi abbondanti, i formaggi, le carni rosse. Quindi sostanzialmente devo andare a morire di colesterolo, e dovrebbe essere una cosa che mi possa attrarre verso la montagna. E poi c'è lo sport. Ah, che bella la montagna per il trekking, le camminate, le passeggiate in salita, ma la canoa, poi c'è lo sci estivo, poi c'è sono le discese in downhill, sono questo modo di approcciarsi alla natura in maniera assolutamente selvaggia e divertentissima. Ma perché mi avete preso per Messner? Io voglio rilassarmi, voglio starmi tranquillo a casa mia, eventualmente pagare un abbonamento in qualche forma di televisione per vedere gli altri che fanno queste cose. Quindi anche per questo motivo la montagna non fa per me. Quindi, escluso il mare, esclusa la montagna, cosa rimane? Beh, le alternative ci sono sempre, così come tra Totti e Del Piero io preferivo il talento di Gianni Chedda. Ebbene, così io posso apprezzare altri modi di passare le vacanze in santa pace, ad esempio per quest'estate che sta arrivando. Iniziamo a parlare di un po' di modi alternativi. Il primo suggerimento che mi viene in mente da darvi, ma che do a me stesso per una meta esotica, è Priat. Ah, che bello Priat, la cittadina a 3 km da Chernobyl, che venne evacuata dopo il disastro nucleare, che come vedete è una città fantasma. Quindi non c'è nessuno ti rompe le scatole, silenziosa e areata sicuramente. C'è un bel parco giochi che è letteralmente il posto più radioattivo dell'universo, e quindi insomma sei anche a contatto con il divertimento, l'intrattenimento e con la storia. E poi ci sono gli animali, perché già che non ci sono gli uomini, è stata invasa da animali anche selvatici che sono simpaticissimi, ci possiamo fare i selfie. Gli animali sono radioattivi, è tutto molto piacevole e molto divertente. Poi una bella meta del tipo viaggio negli States, la famosa Route 66, la strada 66, con cui andare alla scoperta del cuore dell'America nuda e cruda. Io sinceramente vi suggerisco un bel viaggetto nel Wisconsin per andare a scoprire la casa di Ed Gein. Vediamolo insieme. Scusate, chi è Ed Gein? Famoso serial killer, insomma, che ha ispirato il film Non aprite quella porta. E quando uno è così famoso da ispirare addirittura dei film, un viaggetto di commemorazione se lo merita, tipo andare a trovare la casa di Leonardo da Vinci. Possiamo fare un pellegrinaggio, la cucina dove serviva le persone che aveva ammazzato e cucinato, lo scantinato in cui le squartava, dove le spellava. Insomma, ci sono vari posticini che possiamo andare a vedere. E poi la mia meta preferita, barricato in casa, come The Mask, nel film in cui, nella scena in cui si va a barricare. Come funziona? Tu verso Ferragosto inizi a far girare la voce che te ne stai andando da una ricca zia di Brugherio per cercare di ingraziartene il testamento. Prepari delle foto finte da pubblicare sui social nello stesso periodo, perché oggi se non pubblichi le foto sostanzialmente quella cosa non l'hai fatta, il viaggio viene annullato, proprio lo devi rifare, proprio lo annulla il tribunale, e a quel punto ti godi la vacanza vera e propria. Sei da solo, ti fai una raccolta di provviste, hai il silenzio quando vuoi, hai il rumore quando vuoi, puoi mettere la musica, hai il wifi eccetera, e soprattutto non hai con te l'odioso doccia a gettoni né il maledetto trekking. Altro che mare o montagna, Gianni Chedda è la risposta. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.